Ok. Benvenuti amici di Fantascienza Today, siamo a Strani Mondi e abbiamo l'occasione di incontrare Giovanni Mongini, che è l'autore, assieme a Mario Luca Moretti, di Dietro le quinte del cinema di fantascienza, un'opera in tre volumi. E appunto, ci parli un po' di questa opera, come avete preso l'iniziativa di scrivere il cinema di fantascienza. 2000 anni fa, quando ero più giovane, mi sono sempre interessato, man mano che guardavo i film di fantascienza, come l'hanno fatto questa cosa, come hanno fatto quest'altra, era la mia più grossa curiosità. E ho cominciato a leggere dei libri americani, perché in Italia non si trova niente, neanche oggi si trova molto. E con questi volumi, sia io che Mario, abbiamo cercato di raccontare alcuni film, non forse tra i più famosi, anche tra i più famosi, ma film che offrivano delle possibilità di poter raccontare come erano stati realizzati, come è successo dietro le quinte, i rapporti anche tra gli attori, il cambiamento degli attori, prima c'era uno, poi dopo il ritorno al futuro ha cominciato un attore e poi ha proseguito Michael J. Fox, per esempio. E sono tutte curiosità proprio di come venivano realizzati. Prima la tecnica era più artigianale, i dinosauri si muovevano in stop motion, cioè fotogramma per fotogramma, o erano delle persone con addosso delle tute. Se voi guardate i film di oggi, il computer ha compiuto passi da gigante, di che, questo è il mio parere personale, in moltissimi casi è un vantaggio, in altri è uno svantaggio, perché io ho sempre considerato gli effetti speciali come la cornice di un quadro. Se la cornice è troppo grossa, tu non ti godi il quadro, ci deve essere un certo equilibrio. Nonostante questo, mi diverto a vedere queste cose e ancora oggi mi chiedo come le hanno realizzate, anche se oggi i macchinari e le tecniche che vengono usate sono quasi sempre le stesse, magari c'è un minimo di perfezionamento, ma sono sempre quelle. Dal cinema alla letteratura, dalla letteratura al cinema, secondo lei ci può essere uno scambio proficuo per entrambi, oppure il cinema è antagonista in qualche modo della letteratura? È antagonista in qualche modo solo per il fatto che sono due linguaggi diversi anche sullo stesso romanzo, perché alcune introspezioni, alcuni punti dei libri che magari perdono 3, 4, 5 pagine per descrivere una certa scena, un dialogo, sul cinema, nel cinema non si può fare perché annoierebbe. Quindi ci sono dei tagli dovuti al modo diverso di leggere un libro e di leggere un film. Non ho detto che uno sia migliore e uno sia peggiore, generalmente è migliore il libro comunque, perché ha molti più vantaggi di fare molte più descrizioni. E in più ha il vantaggio che mentre tu leggi un libro, lo vedi il film, il tuo film, quello che tu hai pensato come dovrebbe essere realizzato. Poi quando lo guardi al cinema, no, è tutta un'altra cosa, difficilmente, perché tante teste, altrettante sentenze, sono due modi diversi, validi entrambi, ma direi più maturo quello della letteratura, generalmente. Tagliamo e rimontiamo. Già che ne approfittiamo, che tanto dobbiamo tagliare quando sono passati i ragazzi. Ha scritto anche della narrativa creativa? Io sono conosciuto soprattutto come sono conosciuto come saggista, ho cominciato nel 76 con la storia del cinema di fantascienza, che era la prima che usciva in Italia. Però spesso e volentieri quando leggo dei libri di fantascienza, soprattutto moderni, in genere mi annoio. Tant'è vero che in questo periodo sto leggendo dei libri che leggevo da ragazzino quando avevo 10-15 anni, così. E i romanzi che io ho scritto sono quelli che venivano chiamati all'epoca dei juvenilia con le tecniche di oggi, quindi semplici nella loro struttura, facili da capire. Il complimento più bello che ho ricevuto è che guarda, si leggono tutto in un fiato, non riesce a fermarsi. Sono delle storie fantafavole sotto certi aspetti, a volte baro con la scienza in una maniera vergognosa, ma se lo facevano prima lo fanno adesso perché non lo posso fare anch'io. Tutto qui.
Bene, allora le facciamo i migliori auguri, in bocca al lupo per il successo di quest'opera e grazie per il tempo che ci ha dedicato. Niente, posso solo dirvi, se vi interessa, che il prossimo volume sarà sui reboot e i remake. In anteprima questo, eh? Bene. Va bene? Va bene. Grazie a voi. Arrivederci.